come si sono permessi di parcheggiare a Collina Fleming, una zona piena di posti, piena di parcheggiare una macchina 2 metri sulle strisce pedonali, in una via il cui accesso porta a una strada a fondo chiuso, quindi con un utilizzo terrificante di quelle strisce pedonali, perché un conto è la striscia pedonale di fronte a una scuola nell'orario di uscita, in una via ad alta densità di circolazione, ad alto traffico, in quell'incrocio lì, che di lì si va a una strada a fondo chiuso, ergo passano 28/32 macchine al giorno per andarsene a casa dopo una giornata di lavoro. Quindi magari può succedere in una zona dove pochi sono i parcheggi, zero quelli a pagamento, comunale diciamo, qualcuno a pagamento ma pochi, perché la maggior parte utilizzati dai residenti, 2 metri sulle strisce dove non viene utilizzata quella striscia perché non c'è proprio, cioè se passi sai che per un quarto d'ora non passerà un essere umano, quindi a meno che non sei lento come presidente difficilmente passerà qualcuno, però lui, il bimbo buono, il bravo lavoratore, si sta uscendo, quindi tu adesso saresti disposto a fare anche un quarto d'ora di fila creando fila, sensibilmente fa 80 euro di multa chi magari è sceso a ritirare in tintoria un paio di jeans per i quali ha speso 4 euro. Secondo te sto male? Io credo che la sensibilità, anche se non è in vendita nei negozi, dovrebbe essere utilizzata nel mondo del lavoro. Se un mio dipendente arriva un'ora tardi perché c'era un'ora e mezza di fila, non solo non mi incazzo, non solo non lo cazzo, non solo non gli applico nessun tipo di penali, anzi mi dispiace pure che ha fatto un'ora e mezza di fila per venire a lavorare per me, che certo non è né strapagato né niente. Basta, no? Devo dire altro? Italiano bella lingua, viva la vita. Club dei Miracolati? Sempre presente. Viva la vita, la sensibilità. Se non ce l'abbiamo, non la possiamo comprare, cerchiamo di impararla.